Bene, eccoci ad una nuova puntata di Scratchpedia, che come sapete è una rubrica di tutorial per approfondire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi parliamo di una missione spaziale, la Crew Dragon, la navicella di SpaceX, che di recente è partita dal territorio americano dopo tanti anni ed ha portato due astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale. La missione è andata molto bene, e però qualcuno mi ha chiesto come si fa a simulare appunto il sistema di navigazione di una navicella spaziale con Scratch, e che sia il più possibile realistico, diciamo. Quindi andiamo subito a realizzare, a vedere come farlo realizzando un progetto Scratch. Quindi passiamo alla creazione di un progetto nuovo, e tra l'altro, diciamo, creiamoci uno sprite navicella. Allora, noi abbiamo qui degli sprite razzo, che appunto c'è questo, e però io ho scoperto, quindi innanzitutto eliminiamo il gatto che non ci serve. Se volete usare il razzo, usate questo. Però io ho scoperto, ho trovato che c'è una bella immagine di Crew Dragon, la navicella di SpaceX, quindi la possiamo importare facendo upload, mettiamo nella lingua italiana, eccolo qua, e possiamo caricare, importare lo sprite, e quindi io posso qui nei miei disegni la navicella Crew Dragon, eccola qua, vedete? Per il momento nascondiamo questo nel caso volessimo utilizzare il razzo di Scratch, anzi lo eliminiamo. Lavoriamo con la navicella Crew Dragon. Come vedete è molto grande lo sprite, quindi possiamo innanzitutto all'inizio dei tempi farlo più piccolo, e per farlo più piccolo dobbiamo andare in aspetto, nella categoria dei blocchetti di aspetto, mettiamo qui grande lo zoom sull'area dei istruzioni, e per cambiare la dimensione del nostro sprite possiamo utilizzare questa istruzione e dire porta dimensione a, e 100% è ovviamente la dimensione con cui è stato disegnato lo sprite. Credo che proviamo col 50%, vediamo cosa succede. Direi che è ancora un po' troppo grande. Facciamo al 25%, vediamo un po'. Direi che così, forse è ancora grandina, ma possiamo provare così, poi possiamo anche diminuirla. Allora, per il momento siamo con la nostra navicella all'inizio e dobbiamo metterla, la nostra navicella, in uno sfondo spaziale. Quindi andiamo nella categoria di uno sfondo, scegliamo uno sfondo. Andiamo nella la parte dedicata allo spazio e ci prendiamo ad esempio o Galaxy oppure diciamo Stars. Vediamo un po' come viene. Ecco, direi che è un'immagine abbastanza realistica. E a questo punto, vabbè, noi possiamo spostarci il nostro sprite ovunque. E la cosa che dobbiamo fare è costruirci il nostro sistema di controllo di navigazione. Ora, se usassimo le frecce per andare a destra e andare a sinistra, probabilmente stiamo, diciamo, facendo una simulazione che non è molto vicina alla realtà. Per un sistema di controllo vicino alla realtà, noi dobbiamo far ruotare, diciamo, puntare il nostro sprite in una certa direzione e poi farlo muovere, quindi dobbiamo farlo ruotare prima di farlo muovere oppure contestualmente. Come sapete, noi abbiamo a disposizione un blocchetto che ci dice la direzione, punta in direzione, ci permette di far puntare appunto la punta, che è chiamata anche la prua, comunque la punta del nostro sprite verso una certa direzione, un angolo di direzione. Se clicchiamo qui nel numerino 90 ci appare appunto questa direzione. Come vedete, 90 è una freccia che va verso destra. Adesso lo faccio ancora più grande. 90 è una freccia che va verso destra, quindi significa che lo sprite
punta in direzione destra. Il problema è che lo sprite è disegnato in maniera tale che in realtà la punta è verso l'alto. Questo ci trae un po' in inganno perché lo sprite andrà verso destra, quindi se io gli dico di fare 10 passi, punta in direzione, fai 10 passi, lui li farà, vedete, verso destra, però ogni volta che io clicco su 10 passi, diciamo, l'astronave non si muove così. Il problema sta nel fatto che in questo momento la direzione 90 ha questo costume. Quindi per ovviare alla cosa, innanzitutto ci duplichiamo questo costume in maniera tale da evitare, diciamo, qualsiasi, se facessimo un errore, possiamo tornare indietro avendo il costume precedente. Quello che dobbiamo fare è selezionare l'area con questo strumento di selezione. Quindi selezioniamo l'area del nostro sprite. A questo punto, vedete, ci appare questa ancora. Questa ancora ci permette di fare una rotazione. Quindi noi lo ruotiamo in maniera tale che se ne vada verso destra. Direi che così è abbastanza dritto. A questo punto il nostro sprite punta in direzione 90 e fa 10 passi. Si muove come vogliamo. Quindi in questo caso la direzione 90 è verso destra, la direzione 0 è verso l'alto, quindi vedete la punta verso l'alto, la direzione meno 90 oppure 270 è verso sinistra e la direzione 180 è verso il basso. Quindi diciamo che noi potremmo mettere la navicella che punta verso l'alto all'inizio dei tempi e poi cominciare a costruire il nostro sistema di controllo e di navigazione. Quindi che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo far cambiare, ci serve dei tasti per cambiare la rotta, quindi la prua del nostro sprite, quindi dobbiamo farlo ruotare. Una volta decisa appunto la prua, possiamo farlo muovere nella direzione in avanti. Quindi immaginiamo, ad esempio, mettiamoci un altro sprite che possa essere un pianeta, forse c'è un pianeta, vediamo un po'. Sì, eccolo. Allora facciamo conto che lo mettiamo qua. E magari lo facciamo anche più piccolo questo pianeta. Quindi portiamo a dimensione il pianeta al 75%, anche al 50%. Sì, diciamo che al 75% va bene. E torniamo al nostro sistema di navigazione. Allora, come facciamo a costruire il nostro sistema di navigazione? Ci serve un qualcosa che fa ruotare la punta e quindi la prua dello sprite. E ci avvaliamo a questo punto della istruzione ruota. Quindi noi possiamo ruotare verso destra e possiamo ruotare verso sinistra. E quale strumento possiamo usare? Possiamo usare delle frecce, quindi possiamo dire che quando premiamo la freccia a destra, vogliamo ruotare a destra, appunto, che la prua, che la direzione del nostro sprite vada verso destra e viceversa. Per fare un controllo ancora più avanzato, migliore, quello che faremo è usare delle condizioni. Diciamo che se viene premuto, quindi andiamo prima nel controllo per prenderci l'istruzione se viene premuto il tasto destro, allora ruotiamo di un certo numero di gradi. Andiamo nell'area dei sensori dove troviamo il controllo della premuta di un certo tasto, in questo caso è questo. Quindi se il tasto, diminuiamo un attimo. Se il tasto freccia a destra è premuto, vogliamo che si ruoti verso destra di un certo numero di gradi. Ad esempio, facciamo 5 gradi. E la stessa cosa, duplichiamo. Se viene premuta la freccia a sinistra, vogliamo ruotare verso sinistra. Ora, per far sì che questa istruzione venga eseguita sempre, perché altrimenti queste istruzioni verrebbero eseguite all'inizio dei tempi,
E poi non accadrebbe più nulla perché questa è la prima istruzione, questa è la seconda, questa è la terza, questa è la quarta. Alla fine, finita la quarta istruzione, non controllerebbe più nulla. Tant'è vero che se io vado in esecuzione e premo freccia a destra e freccia a sinistra, non succede nulla. Perché? Perché, diciamo, le istruzioni sono finite. Quindi noi dobbiamo ripetere questo controllo di e se. Per sempre, quindi per sempre dobbiamo controllare se viene premuto il tasto destro o il tasto sinistro. A questo punto possiamo mandare in esecuzione e vedere che sta funzionando. Vedere se premo a destra e se premo a sinistra, ruota a sinistra. Ovviamente dobbiamo aggiustare il numero dei gradi e per fare una cosa proprio molto fine potremmo mettere addirittura un grado a tutte e due. E a questo punto, diciamo, andare in esecuzione del programma e vedete che con la freccia a destra e con la freccia a sinistra io incomincio a impostare la posizione, quindi la direzione, e quindi la prua, la direzione della mia navicella. Fatto questo, posso andare a creare per il mio sistema di controllo l'istruzione che mi permette di muovermi. A questo punto duplico l'istruzione, che mi controlla quale tasto è stato premuto e scelgo ad esempio freccia su. Quindi con la freccia su io decido che a questo punto di muovermi di un certo numero di passi. Ad esempio facciamo di un passo anche in questo caso. Quindi il mio sistema di controllo è se premo a destra ruoto verso destra, se premo a sinistra ruoto verso sinistra, se premo la freccia su vado avanti di un passo. Vediamo se funziona. Facciamo la bandierina. Ecco qua. Con la freccia, quindi io mi sto avvicinando al mio pianeta. Se tengo premute tutte e due i tasti, freccia su e freccia a destra, come vedete, compio, diciamo, un cerchio. È la stessa cosa se faccio dall'altra. Quindi io sto navigando in una maniera molto più precisa e molto più realistica con la mia navicella Crew Dragon. La cosa interessante prima di lasciarvi è che per avere un vero simulatore noi possiamo mettere qui una specie di cruscotto che ci dice la direzione in cui stiamo andando. E nella parte di movimento abbiamo la possibilità di farci apparire la direzione. Quindi la direzione in questo momento è 46, così è 0 e così ci dice qual è la direzione a cui stiamo puntando in questo momento. Se volessimo averla in una maniera ancora più diciamo sintetica, più a cruscotto, potremmo fare doppio clic su l'immagine del simbolino della direzione e ci si riduce in questo modo e ci appare solo il numero. In questo caso, quindi ci dice che la direzione è 0 e come io mi sposto, la direzione sta cambiando. Un'altra cosa interessante che potrei fare è quello di impostare la direzione a mano, cioè inserendo il valore direttamente come fanno spesso, diciamo, come si fa nella realtà, imputandola, scrivendola la direzione. A questo punto, per fare questo, possiamo ad esempio scegliere un tasto, diciamo, se si preme il tasto spazio, ad esempio, vogliamo che il sistema ci chieda, quindi andiamo sui sensori, ci chieda di inserire il valore della direzione, tipo inserisci direzione, e quindi a questo punto dobbiamo mettere il valore numerico della direzione che vogliamo utilizzare. E dove lo mettiamo questo valore? Abbiamo la possibilità di prendere la risposta, quindi questo chiedi, come vedete, chiedi e attendi, quindi attende che noi scriviamo con la tastiera. La risposta, quindi il risultato di quello che noi scriviamo nella tastiera, possiamo metterlo nell'istruzione porta a direzione, porta in direzione il valore che sta nella risposta. Quindi proviamo a vedere che succede. Mettiamo la nostra, facciamola partire da qua.
ed eseguiamo. Ora, se io mi muovo, ecco, ad esempio mi sto muovendo manualmente. Se premo il tasto spazio, diciamo, ho scritto male, ma insomma inserisci direzione. A questo punto, se io scrivo ad esempio 45, come vedete lo sprite, la prua della mia navicella è cambiata e non è proprio perfetta. Quindi adesso io di nuovo premo il tasto spazio e ci metto 40. Probabilmente no, 40 non va bene. Premo di nuovo il tasto spazio e ci metto 50. Forse 50 già ci sono. Fa ancora meglio. Tasto spazio, ci metto 60 e così via. E ovviamente possiamo innanzitutto correggerlo. O ancora meglio, possiamo non mettere nulla. E tanto sappiamo che il valore che ci chiede è il valore della direzione. Quindi se io qui metto 60. E sto nella direzione voluta. A questo punto, diciamo, il sistema è pronto per poter, diciamo, il gioco è pronto per poter andare avanti aggiungendo altri pianeti, altri oggetti spaziali e per fare un gioco a più livelli. Quindi, per questo tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!